Gentili signore e signori, buongiorno dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi Report per le ultime notizie di questo fine settimana Ecomondo 2000 ai microfoni Massimo Bonella in collaborazione con Sars Web Network di Treviso, radio e TV online. Iniziamo con questa notizia che ci è giunta da poco in redazione. Un aereo ultraleggero è precipitato sull'avvio superficie Gemini di Ugento nel Salento, finendo sotto un albero. Scusate, finendo contro un albero. L'incidente è avvenuto durante la fase di atterraggio. A bordo padre e figlio morti nell'incendio del velivolo sviluppatosi dopo lo schianto a terra. Secondo alcuni testimoni, l'aereo aveva dato problema già in fase di decollo e i due uomini avevano deciso di atterrare subito. Il padre era un pilota dell'esercito a riposo. In primo piano dell'Utri. Il Presidente della Repubblica Libanese ha firmato il decreto di estradizione per Marcello Dell'Utri, poco prima che scadesse il suo mandato. Lo ha detto all'ANSA il giudice Al-Ayoubi, che segue la vicenda per il Ministero della Giustizia. Il decreto, ha precisato Ayoubi, diventerà esecutivo al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale libanese. Le operazioni di consegna all'Italia scatterebbero solo allora. Il legale libanese di Dell'Utri ha annunciato che presenterà ricorso. Ci spostiamo negli Stati Uniti. Un cittadino italiano residente in Svizzera è stato ucciso nel Bronx mentre era in vacanza a New York. L'uomo, 37 anni, è stato colpito da un giovane con un pugno in pieno al volto. La morte è stata confermata dalle autorità italiane. Laureato in economia, il 37enne lavorava per una grande società di assicurazioni in Svizzera. Era andato a New York a trovare alcuni amici. La scena dell'omicidio è stata ripresa da una telecamera di sorveglianza. Un giovane di 29 anni è morto nel corso di una colluttazione con due carabinieri intervenuti per calmarlo dopo che aveva dato incandescenza. L'uomo che si è anche denudato in passato avrebbe sofferto di disturbi psichici. Il fatto è accaduto a Mirto di Crosia, nel Cosentino. Secondo i primi rilievi del medico legale, il deceso potrebbe essere stato causato da un infarto. Sul posto sono subito intervenuti i medici del 118, ma non c'è stato più nulla da fare. Sarà l'autopsia a stabilire le cause della morte. Ancora Stati Uniti, è di 7 morti, compreso l'omicida, il bilancio di una sparatoria avvenuta vicino all'Università di Santa Barbara in California. Il killer ha sparato all'impazzata da un'auto, ferendo anche diverse persone. La polizia parla di assassinio di massa premeditato e descrive l'omicida come una persona affetta da gravi disturbi mentali. Si tratterebbe del figlio 22enne dell'aiuto regista di Hunger Games. In un video su YouTube, ossessionato dalle donne che lo hanno respinto, dice: "Ragazze, non posso avervi e allora vi distruggerò". Inseguito dalla polizia, è finito contro auto parcheggiate, forse si è suicidato. Prima di chiudere, abbiamo una notizia che ci è giunta in questo momento in studio. Ucraina. Purtroppo è una triste notizia, è morto Andy Rocchelli, il fotoreporter italiano, raggiunto ieri da colpi di mortaio esplosi vicino all'auto. Lui si trovava in Ucraina, viaggiava con un interprete e un fotografo francese. La conferma viene dalla Farnesina, informata da Kiev, della morte di Rocchelli. La salma si trova ora all'ospedale di Slovyansk, vicino ad Andreevka, con quella di un cittadino russo. La famiglia di Ronchelli è in viaggio verso Kiev per il riconoscimento. Ed ora diamo uno sguardo alla homepage della nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net. In primo piano abbiamo Pianeta Oggi Report, settimana di approfondimento che va in onda, ricordo, anche sul circuito interregionale terrestre, vale a dire TV terrestre e radio in FM stereo.
Dunque, in questa puntata si parlerà di tutela ambientale, tutela della salute. Dal Friuli Venezia Giulia, incontro con il noto ambientalista, presidente del Comitato per la vita del Friuli Rurale, Aldevis Tibaldi di San Giorgio di Novaro, il quale ci mette in evidenza un altro esempio di inquinamento addosso alle persone. Queste trasmissioni, questi settimanali, adesso andranno in onda anche su una nuova televisione terrestre che è VTC, Video Tele Carnia, e la si può ricevere orientando l'antenna su Piancavallo, anche dal Veneto. Poi a seguire, andando un po' più a taglio medio, abbiamo un'intervista che il direttore della rivista Antimafia 2000, Giorgio Bongiovanni, ha rilasciato nella giornata di venerdì a Radio 1, nella trasmissione Baobab. È andato in onda alle ore 18 e gli è stato dato anche un buon spazio, un'intervista molto interessante. Poi a seguire, in taglio medio-basso, abbiamo invece le ultime notizie da Kiev, dall'Ucraina, in collaborazione con l'emittente, con la nuova televisione online All News, Pandora TV, da Roma, diretta da Giulietto Chiesa. È tutto dunque per il momento, vediamo se ci sono se c'è qualche notizia proprio arrivata un secondo fa. C'è una notizia dalla Thailandia, un migliaio di persone manifestano a Bangkok contro il colpo di Stato, nonostante il divieto di assembramento imposto dai militari. La polizia non è al momento intervenuta, ma la tensione è molto alta. Ecco, questa è dunque l'ultimissima. E se ci saranno naturalmente degli sviluppi, faremo altri flash nel corso della giornata, non so vedere che ci siano sviluppi degni di rilievo. È tutto per il momento dalla redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV, in studio Massimo Bonella che ridà la linea a Treviso, a Sales Web Network per il proseguo della programmazione musicale. Gentili signore e signori, buona giornata.